Grazie, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi voglio fare un gioco con voi e io dovrò leggervi nella mente. Prima però di incominciare, mi raccomando, iscriviti al mio canale e attiva la campanella per essere sempre aggiornata sui nuovi contenuti che pubblico. Io ho una passione per i trucchi di magia e giochi di prestigio sull'illusione e questo trucco l'ho imparato da un famosissimo youtuber che si chiama Zach King, che ha un canale bellissimo appunto che fa video sull'illusione e sulla magia. Quindi, siete pronti? Andiamo subito al gioco. Allora, cosa dovete fare? Ci sono questi quattro disegni che modestamente ho fatto io. E quindi saranno brutti. No, dai! Allora, c'è un ananas. Già che si capisce che cos'è. Allora, un ananas, un sole, un pesciolino e un albero di palma. Ok. Voi dovete scegliere quello che vi piace di più, quello che vi piace di meno, insomma, quello che vi ispira. E poi con il dito indicarlo sullo schermo. Mi raccomando, il dito non deve essere attaccato allo schermo, ma leggermente spostato in alto, perché deve passare l'energia del vostro dito allo schermo in modo tale che io la percepisca e capisca che cosa state facendo. Ok, avete scelto il vostro disegno, quindi il pesce, l'albero di palma, il sole e l'ananas. Ok. Quindi, adesso avete scelto, bene, prendiamo il gioco un po' più interessante, un po' più difficile. E quindi aumentiamo i disegni, ovviamente sempre made in aloe, vero? Allora, però anche qua, però cambiamo un po' anche, perché altrimenti è troppo facile. Dici, scambiamo un po', dai. Allora, mettiamo questo qua, aggiungiamo un po' di... un po' più a caso. Ok, vi ricordate, no? Qual era il vostro disegno che avete scelto? Quindi c'era l'ananas, la palma, il sole e il pesce. Quindi tecnicamente ve lo ricordate, giusto? Ok, bene. Quindi adesso cosa vi dirò? Vi dirò di muovervi in base a dove avete il dito della figura che avete scelto di tot mosse. Voi dovete muovervi, potete solo muovervi o a destra o a sinistra o su o giù. Per esempio, ho scelto, che non so, avete scelto l'ananas. Ok, io vi dico vi spostate di 3 mosse. Ok, 1, 2 e 3. Non potete muovervi, vi ripeto, in diagonale, quindi non potete fare 1, 2, no, non potete. Oppure per rendere più difficile il gioco potete anche ritornare indietro, quindi 1, 2, 3. Ok? Tutto chiaro? Bene, procediamo. Quindi avete il dito posizionato sulla figura che avete scelto inizialmente, delle quattro figure, quindi cos'era il sole, il pesce, l'ananas e la palma. Ok? Da quella posizione lì avete il dito, adesso vi dovete spostare di 4 mosse. Quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi a destra, a sinistra, su o giù, mi raccomando non in diagonale. Ok, quindi adesso dovreste avere il dito posizionato su uno di questi 9 disegni. Ok. Dove sicuramente non siete... Non siete sul ghiacciolo. Non siete sul ghiacciolo. Non siete sul ghiacciolo. Bene, adesso continuiamo. Cosa dovete fare? Dovete muovervi di altre 5 mosse. Quindi, mi raccomando, destra, sinistra, su e giù, non in diagonale. Ok. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi adesso avete il dito posizionato da qualche parte su questi disegni.
sicuramente non siete posizionati. Sulla mia amata palma. Non avete scelto la palma. Bella la palma. L'avevo anche disegnata molto bene. Vabbè. Ok, quindi si procede. Siete pronti? Andiamo avanti? Andiamo avanti. Quindi adesso dovete andare avanti o indietro o su o giù di due mosse. Uno, due. Ok, quindi adesso avete il dito posizionato su queste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sette figure. Dove potreste non essere? Allora, devo percepire. L'ananas. Non siete sull'ananas? L'ananas era buona. Niente ananas. Non siete sull'ananas. Oh, ci ho messo un sacco a farla, sta ananas. Va bene. Ok, andiamo avanti. Qua il gioco si fa sempre più preoccupante. Ok, quindi adesso dovete invece andare avanti a destra e a sinistra di tre mosse. Quindi uno, due, tre e basta. Quindi adesso qua si fa sempre più difficile perché porca miseria. Sono sempre di meno, ragazzi, sono sempre di meno qua i disegni. Oh mamma. Quindi cosa potrebbe? Allora, sicuramente non siete qua. Cos'altro percepisco? Non siete ancora la lavagna, quindi mi aiuta. Dove potreste non essere? Sul cactus. Dai, dico anche il cactus. Non siete sul cactus. Ok. Sto facendo il gioco, si fa sempre più difficile. Vabbè, siete lì, ma andare avanti e indietro, sì, insomma, io ho un carico di responsabilità e qua, se non viene il gioco, cioè, insomma. Allora, adesso, cosa dobbiamo altro fare? Dove vi faccio andare per capire? Ah, ok, dovete muovervi di altre tre mosse. Quindi, uno, due, tre. Ok? Adesso vediamo. Allora, sicuramente non siete... Lo so che la maggior parte di voi predilige questa figura. Perlomeno adesso che siamo in estate, voglio dire, il sole. Ma non siete sul sole! È vero che non siete sul sole? No, no, secondo me non siete sul sole, no. Bene, adesso qua o la va o la spacca, ragazzi. Quindi dovete muovervi di... Dovete muovervi di una. Quindi su, giù, destra, sinistra. Ok? Bene. Ok, adesso devo concentrarmi proprio bene. Devo concentrarmi. Ok. Qualcosa ho percepito. Allora, sicuramente non siete qua. E qua. O siete a nuotare con i pesci, o siete a bervi la bibita ghiacciata. Siete sul pesciolino. Quindi,
Ragazzi, spero di aver indovinato. Mi raccomando, mettetemi un bel pollice in su se ho indovinato. Scrivetemi qua sotto nei commenti se sono riuscita ad indovinare l'ultimo disegno dove eravate posizionati. E mi raccomando, alla prossima. Alo!